Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Veniamo immediatamente alla situazione dell'Ucraina e in questo video leggerò una comunicazione fatami pervenire dall'assessore Dario Moretti, assessore ai servizi sociali. Ad oggi sono 40 le persone ucraine in fuga dalla guerra, accolte da 14 famiglie della nostra comunità. A queste famiglie che hanno aperto la loro casa e la loro vita per accogliere chi può stare a casa propria, va tutto il nostro ringraziamento. Accogliamo quindi 40 persone, di cui 30 donne divise in 20 adulti e 10 minori, e 10 uomini divisi in 2 adulti e 8 minori. Il totale suddiviso è quindi 22 adulti, 18 minori, di cui 3 neonati. Hanno tutti sottoscritto la dichiarazione di ospitabilità presso la polizia locale ed effettuato il triage sanitario presso l'ABBA di Gallarate. Alcuni hanno già fatto la richiesta di permesso di soggiorno presso la questura, gli altri sono in attesa di essere chiamati. 8 tra bambine e bambini stanno frequentando le nostre scuole, suddivisi tra le scuole Rodari, Orrù e Fermi. Ringraziamo i volontari dell'autonomia comunale che si sono presi l'incarico di portare a scuola chi non ha la possibilità di andare da solo e ringraziamo il gruppo di mamme volontari che si sono resi disponibili di riportarli a casa. Ricordo e sottolineo che tutta questa umanità non è scontata, ma donata con amore da questi nostri concittadini. 12 sono le persone ucraine che hanno iniziato a frequentare presso i locali di Via Rosmini il corso di italiano. In questo caso ringraziamo le docenti volontarie che stanno offrendo il loro tempo e le loro competenze in questa forma di aiuto che ha come grande scopo quello di fornire attraverso il linguaggio una grande forma di integrazione. Ringrazio anche la nostra concittadina missionaria Katia Colombo che ha donato delle uova di Pasqua da consegnare ai bambini delle famiglie ucraine presenti nella nostra comunità. Questo dono ci apre il cuore. Ospitiamo 40 persone in fuga dalla guerra, li ospiteremo per tutto il tempo necessario. Ma cosa dicono queste persone? Loro vorrebbero tornare a casa, ma sanno che è troppo pericoloso per loro e per i propri figli. Hanno i mariti e i loro figli più grandi in Ucraina a lottare per il loro paese. Li hanno salutati al confine e sperano di vederli tutte le sere attraverso le chat di WhatsApp. Ecco cosa dicono. Ricordo che chiunque voglia candidarsi per aiutare può farlo scrivendo ai servizi sociali del comune. Questa è la comunicazione dell'assessore riguardo all'emergenza ucraina. Sul sito istituzionale del comune nei giorni scorsi è stato pubblicato il piano di diritto allo studio del comune di Fagnano, che è stato approvato in un consiglio comunale a novembre. Il piano quest'anno prevede un aumento del 20% dei fondi stanziati dall'amministrazione comunale a tutte le scuole di Fagnano Lona. C'è presente sia la parte consuntiva che la parte previsionale che riguarda proprio l'anno scolastico in corso, cioè il 2021-2022. Per maggiori informazioni e qualche dubbio magari sorto in queste ultime giornate, vi invito a leggerlo attentamente. Veniamo agli appuntamenti della settimana e sarà un solo appuntamento previsto e sarà il 21 aprile alle ore 21 nell'Aula Magna delle scuole Enrico Fermi, l'Aula Magna Benvenuto Piazza. È un incontro organizzato da ANPI. Ci sarà come relatore il professor Antonio Barberini e la serata ha il titolo dal tema Guerra in Ucraina, radici storico e quadro strategico dei rapporti di potenza. La settimana prossima sarà la settimana che porterà alla festa nazionale del 25 aprile. Sul sito istituzionale del comune e sulle pagine social verrà pubblicato il primo video testimonianza di Enrico Vanzini. Ricordo che Enrico Vanzini sarà presente a Fagnano Lona il 24 in una serata dove parlerà e ne parleremo settimana prossima più approfonditamente. E il 25 aprile, all'interno delle manifestazioni per la festa nazionale, riceverà la cittadinanza onoraria. Non ho altre informazioni da darvi e non ho altri annunci su eventi previsti. Sappiamo tutti che domenica è festa, è Pasqua e quest'anno forse è una Pasqua un pochino più normale rispetto a quelle passate degli ultimi 2 anni. Stiamo finalmente incominciando a vedere un po' di luce in fondo al tunnel e anche questo video, rispetto a quello di Natale dove facevo appunto il resoconto dei numeri di telefono per l'emergenza Covid, ha un tono un pochino diverso.
A nome mio e a nome di tutta l'amministrazione comunale, ma anche penso di tutti i dipendenti che lavorano all'interno del nostro castello, va a voi e a tutte le vostre famiglie i nostri più sinceri auguri di una buona Pasqua. Buona festa a tutti e al prossimo video.